Ciao ragazzi, benvenuti nel nuovo tutorial. Oggi vi parlerò di Format Factory, un piccolo programmino che uso io per la conversione di video. Trovate il link di download in descrizione. Una volta scaricato, installatelo e avviatelo. Ok, questa è la finestra principale del programma. Qui abbiamo le varie categorie. E cliccando sulla categoria appariranno vari formati. Ora vi farò vedere come fare una semplice conversione. Io ad esempio voglio un file MP4. Ok. Clicchiamo su impostazioni e destinazioni e cliccando qua potremo scegliere la definizione del video. Quindi ad esempio io metto DVX 360p. Per aggiungere i nostri file video andiamo su aggiungi file, selezioniamo il nostro file video e facciamo ok. Ok, ora per far partire la conversione clicchiamo su vai. Ok, completato. E lo troveremo qua. Per impostare dove andranno salvati i nostri file convertiti, andiamo su opzioni, opzioni e qua andiamo a selezionare la cartella di destinazione. Bene. Ora vediamo come convertire un file audio. Ad esempio, io ho un MP3 e voglio convertirlo in VMA. Andiamo a cliccare su VMA, clicchiamo su impostazioni e destinazioni, selezioniamo la qualità, io metto alta qualità, ok. Aggiungiamo il file, la canzone. Qua. Facciamo ok. E clicchiamo vai per far partire la conversione. Ce l'andrà a salvare sempre sul desktop. Ok, ecco qui il nostro file convertito. VMA. Bene, questo programma ha anche altre funzioni, tra cui la conversione delle immagini, ha la conversione da DVD a formato video, da CD audio a file audio e altre. Bene, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto il video. Lasciate un commento, iscrivetevi e condividete il video. Alla prossima, ciao ragazzi!